l'inaugurazione sarà il 7 di ottobre. Se dovesse essere mantempo, sarà spostata al 14, la domenica successiva. Sarà un'inaugurazione che noi vogliamo essere, diciamo, in pompa magna, perché vogliamo far vedere quello che magari i cittadini per ora non hanno ancora cominciato a vedere, quindi la pulizia che stiamo facendo nei giardini, e i padiglioni aperti in parte, perché ci saranno delle esposizioni fotografiche di vari artisti, vicentini e non, perché logicamente tutte le persone che vogliono esserci si sono proposte. E ci sarà uno spettacolo delle Majorette iniziale, che apre proprio il viale principale del parco, e ci saranno vari artisti, ci sarà musica logicamente con due gruppi, però musica live, musica jazz, perché logicamente il primo obiettivo della nostra associazione è che ci sia il rispetto di questo luogo, quindi la rivalorizzazione, il recupero, ma specialmente il rispetto, quindi non ci saranno spettacoli fuori da questi temi. Una novità è stata riaperta la chiesa e sistemata. Cosa avete fatto per abbiamo la chiesa? Praticamente riallestito la chiesa, e abbiamo messo un confessionale, abbiamo messo i banchi della chiesa, abbiamo messo dei libricini storici magari delle chiese dell'epoca, per proprio ripristinarla. Un obiettivo sarà quello di rimettere i vetri, se sarà possibile con il tempo, storici della chiesa, con gli stessi colori. E penso che sarà, in teoria ma quasi in pratica, il 7 di ottobre sarà proprio celebrata una messa con il parroco di Granzette, quindi sarà anche un modo per cui magari la domenica potrebbe esserci la messa, a volte magari celebrata qui all'interno del parco.